Ciao ragazze, benvenute in una nuova puntata delle vostre storie vere. Vi ringrazio tantissimo per aver guardato lo scorso video. La scorsa settimana ha avuto un successone, vi è piaciuto tantissimo e sono rimasta veramente senza parole. Quindi grazie, grazie, grazie. E ricordatevi che questa rubrica è realizzata grazie a voi per appunto la vostra disponibilità nel raccontarmi le vostre storie. Quindi ricordatevi che sono tutte storie in anonimato, quindi non farò nomi di nessun tipo, e se avete piacere di raccontarmi anche voi la vostra storia potete scrivermi direttamente in direct su Instagram oppure qui nell'info box qui sotto. Andate a vedere perché trovate la mia mail, quindi potete tranquillamente, se non avete Instagram, scrivermi via mail. Detto ciò, bando alle ciance, come dico sempre, partirei con la prima storia di oggi, ovvero: ciao Roby, io vorrei un consiglio. Allora, sono stata un mese con il mio ragazzo, dopo però per sbaglio gli ho detto una cosa che non gli dovevo dire. Tra parentesi mi dice non grave. Gli ho chiesto scusa e io ci sto male anche tuttora perché io lo amo ancora e ci sto male ogni giorno. Ora noi siamo amici, io ho provato a ridirglielo se ci rimettiamo insieme, ma non mi ha dato una risposta, però lui mi guarda sempre e io non so cosa fare. PS, abbiamo entrambi 14 anni, giovanissimi. E sì, lo so, pare strano che una ragazza di 14 anni ti segua, ma a me piaci e adoro la tua semplicità. Un bacione e grazie mille se mi risponderai. Ciao Roby. Tanto ciao a te, non faccio il nome come promesso, e ti ringrazio tanto anche per i complimenti che mi fai. E sicuramente hai un'età tenerissima, dove se ricordo bene. Se ricordo bene, perché sono passati veramente tantissimi anni, perché io ho 32, quasi 33 anni, io a quell'età ancora non pensavo, se non erro, ai ragazzi, cioè nel senso non avevo il fidanzato assolutamente. Sì, forse c'era sempre quello che mi poteva piacere, quello meno, ma non, sì, diciamo che quando si era 14 anni, nei miei anni si pensava ancora un po' a giocare, ecco, non tanto a questo tipo di cose così già un po' importanti per quanto mi riguarda. Il consiglio che mi viene da darti è che intanto siete stati insieme veramente molto poco, un mese, e non so appunto cosa tu gli abbia detto, però sono sicura che magari bisognerebbe capire se è una cosa che hai detto in un momento di rabbia, durante una litigata, o se è una cosa detta in un momento tranquillo, in un momento in cui potrebbe sembrare più veritiero quello che hai detto. Quindi dipende un po' da tante cose. Quello che ti posso dire, visto che appunto siete amici, è provare a parlargli a cuore aperto, quindi andar lì. Dirgli che il perché gli hai detto questa cosa non grave, oppure se non la pensavi l'hai detta per rabbia, dirgli chiaramente che non l'hai detta con l'intento di ferirlo, comunque di farlo stare male, che è stato un errore, che comunque sei molto innamorata. In certi contesti la sincerità forse è la miglior cosa. Quindi questo è il mio consiglio. Poi se riceverai un due di picche, probabilmente proprio non era destino, e quindi brutto da dire, ma se non te la senti neanche di rimanerci amica, devi andare avanti e voltare pagina, e troverai sicuramente nel tempo e negli anni, perché sei giovane e hai tutto il tempo del mondo, quindi goditi le tue amiche, goditi le tue amicizie, i tuoi hobby, che tanto per l'amore c'è sempre tempo. Però in ogni caso, se davvero gli vuoi bene, anche se lui non accetterà queste tue scuse, comunque lo potrai avere accanto come amico, che comunque è meglio che perdere del tutto una persona. Passiamo alla prossima storia. Ciao Roberta, guardando il tuo video mi è venuta voglia di raccontarti qualcosa anche io, sperando che tu lo legga. Certo che lo leggo. Io vorrei parlarti di due cose. Ho 17 anni, a giugno ne farò 18, per vari motivi. L'anno prossimo cambierò scuola. Io faccio l'alberghiero e se andrà tutto bene, l'anno prossimo farò la quinta. Te cosa ne pensi di cambiare scuola all'ultimo anno? Ah, intanto ti rispondo a questa domanda così non facciamo confusione. Io credo che l'ultimo anno in effetti sia proprio cambiare
drasticamente proprio tutto quanto, quindi tutto quello che hai imparato in 4 anni sicuramente va un po' perduto, a parte le nozioni basi tipo italiano, storia, geografia, queste cose qua. Il mio pensiero è che è meglio tardi che mai, cioè nel senso se proprio senti che non è la strada giusta, hai fatto bene a cambiare. Certo è che l'ideale sarebbe stato farlo a metà percorso, però se comunque senti che la tua strada è un'altra, hai fatto comunque bene. Poi ultima cosa, ad agosto 2019 ho conosciuto il mio gruppo di amici. Io mi affeziono facilmente, sono una persona che se i miei amici hanno bisogno farei di tutto per loro e sono fiera di me per questa cosa e fai assolutamente bene ad esserlo. Noi abitiamo lontani, quasi 150 km, perché io abito con il mio babbo. A giugno tornerò da mia mamma in provincia di Ravenna e potrò stare sempre con loro. Con questo vorrei dire anche che la distanza è solo un numero, se ci tiene una persona neanche 1000 km ti possono dividere. Assolutamente vero, concordo con te perché appunto sapete che la mia amica Silvia è dall'altra parte del mondo, eppure io le voglio un bene dell'anima e quindi non la lascerei mai. Io e i miei amici ne abbiamo passate tante, ci siamo divertiti come pazzi e spero che ci possano essere molti altri momenti così. Sono ormai 6 mesi che li conosco, ma sembra passata una vita. Penso che gli amici siano un dono speciale. Ti ringrazio in anticipo se leggerai questo mio racconto e spero che potrai farmi sapere il tuo pensiero. Allora, indubbiamente gli amici nella vita sono molto molto importanti, più di quello che pensiamo. E come ti ho detto, la vedo come te, nel senso che quando c'è quella sintonia, quella voglia di raccontarsi tutto, quell'amicizia vera a 360 gradi, come vi dicevo anche la settimana scorsa, secondo me niente ci può dividere, assolutamente niente. E neanche la distanza chilometrica. Perché comunque vi assicuro che la mia amica Silvia è dall'altra parte del mondo e noi non c'è giorno in cui non ci sentiamo, so, può scappare un giorno, due, per varie difficoltà mie o sue, per vari impegni, problemi, magari Riccardo a casa abbiamo delle cose da fare, certo, però in linea di massima ci sentiamo sempre, quindi quando l'amicizia è vera non c'è ostacolo che tenga, quindi su questo la vedo assolutamente come te. Non mollare mai i tuoi amici anche se sei lontana da loro, assolutamente non lo fare. Potrai crearti anche delle nuove amicizie, magari fisiche, ma comunque non lasciare gli amici con cui ti sei sempre trovata bene, insomma. Passiamo alla prossima storia. Allora, ciao Roberta, io ti seguo da quando hai annunciato della nascita di Alessandra, grazie mille. Mi chiamo, non lo dico, ho 21 anni e sono mamma di una bellissima bimba di un anno. Ora ti racconto la mia storia. Tutto nasce nel 2017, dove incontro il mio attuale compagno. Nell'aprile 2018, ahimè, viene a mancare la mia nonna che mi ha fatto da mamma e da lì a un giorno vengo a scoprire che aspetto la mia bimba. Forse è stato il regalo più bello che mia nonna mi potesse fare. Si dice che per una persona che va, c'è un'altra che viene. Vero, anch'io penso questa cosa. A gennaio 2019 mi nasce la mia principessa. Il giorno del mio compleanno, invece il 18 dicembre 2019, è venuta a mancare la mia mamma. Mi dispiace tantissimo. Io penso che la mia vita mi ha messo a dura prova. Ancora ora piango e soffro della mia mancanza e della tristezza. In tutto ciò la mia piccola è stata inserita al nido e mi manca un casino. Scusa per lo sfogo, ciao Roberta. Allora, tesoro, io ti saluto, intanto ti ringrazio per questa tua confidenza molto molto profonda e ti posso dire che la vedo come te, nel senso che penso anch'io che tua nonna abbia voluto darti un dono dal cielo, che è tua figlia, e che tua mamma in tutti i modi in cui potrà proteggerà la tua bambina e proteggerà te. Quindi devi vederla assolutamente così. Purtroppo la vita veramente ci pone sempre dei momenti difficili, come quasi a volerci mettere alla prova, quasi a voler testare la nostra forza interiore, no? E forse in qualche modo è così, nel senso che Dio molto spesso ci mette alla prova, no? Per vedere quanto siamo in grado di reggere probabilmente, a volte me lo sono chiesto anch'io perché anche io nella mia vita ho sofferto molto spesso e mi sono detta: ma perché? Perché? C'è chi soffre per dei motivi, c'è chi soffre per degli altri, e
sono l'idea che comunque bisogna essere sempre grati alla vita, sempre contenti di quello che sia. Per quanto si vede la sfiga, il momento nero, tutto contro, bisogna sempre fermarsi un momento prima di impazzire e dire: alt, aspetta, cos'ho io che tanti non possono avere? Io comunque ho una figlia, ho una bellissima bambina, lo posso dire io, lo puoi dire tu. Quante persone purtroppo non riescono ad avere figli e secondo me anche questa è una cosa bruttissima perché il non poter avere un qualcosa di proprio, di vederlo crescere, di potergli insegnare, deve essere terribile. E io quando mi fermo in certi momenti e dico: cacchio, perché aspetta, mi sta andando tutto male. Guardo mia figlia che mi guarda da, magari dentro il box o mentre gattona per casa e mi fa quel sorriso in cui negli occhi vedo me e Riccardo, una fusione d'amore, e dico: ma di che ti lamenti? Ma stai zitta e vai avanti, anche se è una cosa brutta. Fai qualcosa che ti piace, sorridi, esci con gli amici, divertiti col tuo compagno, questo vorrebbero sia tua mamma che tua nonna, ricordatelo sempre. Questa storia, scrive un'altra ragazza, vi farà ridere fino alle lacrime, probabilmente qualcuno mi potrà prendere in giro, ovviamente in senso buono, ma noi non lo faremo perché siamo tutte amiche. In pratica inizio col dirti che purtroppo già da piccola soffro di una patologia per colpa della quale sono sempre costretta per spostamenti o carrozzina o deambulatore. Oppure nel caso in cui faccio qualche spostamento da sola ho sempre bisogno che qualcuno mi tenga la mano, quindi puoi immaginare la serie di controlli fatti e il mio odio per ambulanze e ospedali. Posso soltanto immaginare. O medici che siano, perché praticamente la mia diplegia spastica viene da un loro errore. Caspita. Fatto sta che nonostante questa paura folle, 3 anni fa finalmente metto piede per la prima volta in ospedale perché finalmente tutti, e dico tutti, sono riusciti a convincermi a fare clown terapia e io pensavo: sì, ok, ci posso provare, ma non prendetela come una sicurezza. Dopo tanti no, forse sì, ma insomma, decido di provare a superare le mie paure e annuncio ai miei: mamma, papà, voglio fare clown terapia. E puoi immaginare lo stupore iniziale di mia madre che mi dice: ma come, davvero lo vuoi fare? Così coglie la palla al balzo e mi iscrive. Praticamente il destino vuole che conosco l'altra mia migliore amica, Claudia. L'altra mia praticamente il destino vuole che conosco l'altra mia migliore amica, mette il nome. E quello che poi scoprirò essere il suo ragazzo, che si presentò dicendomi il suo nome e alla mia domanda: che lavoro fai? Lui risponde: guido le ambulanze. Avresti dovuto vedere la mia faccia terrorizzata e sempre col terrore negli occhi reagisco d'impulso e la prima cosa che gli dico è stato: ecco perché non ti conosco, perché non mi piace il tuo lavoro. E lui, povero, che per cercare di sdrammatizzare il momento mi fa: prima o poi ti farò fare un giro in ambulanza, immagina il mio sguardo. Però ovviamente di fronte a lui, per non farlo sentire in colpa per il suo lavoro, sorridevo, ma dentro di me mi dicevo: calma, non è in servizio, non ha la divisa, non scappare. Magari avrà pensato: come ti permetti a giudicare il mio lavoro? In futuro potrebbe servirti. E invece lui, carinissimo, sorride e finisce lì. Fatto sta che successivamente io lo rivedo, stavolta in divisa, solo che inizialmente non lo riconosco e col terrore negli occhi comincio a dire a mia madre: questo quando se ne va? Insomma, per concludere, il giorno dopo racconto tutto l'accaduto a mio padre che mi fa: ma come non l'hai riconosciuto? Era Mauro, il ragazzo di questa sua migliore amica. Pensa a te se mi avesse sentito, che figuraccia! È una storia molto molto simpatica, ti ringrazio tantissimissimo per avermela raccontata. Sei una ragazza simpatica, solare, nonostante appunto la tua difficoltà, quindi è assolutamente da ammirare. E sicuramente hai divertito tutte quelle che ci stanno ascoltando, quindi davvero grazie per avermelo raccontato e non so se tu lo sai, ma guidavo anch'io le ambulanze, quindi spero che tu d'ora in poi non mi odierai, ma anch'io ho lavorato in ambulanza, ho aiutato tante persone, sono fiera di averlo fatto, l'ho fatto sia come lavoro che come volontariato. Mi manca da impazzire, vi dico la verità, perché è un lavoro che ho dovuto smettere quando ero in dolce attesa di Federico,
quindi ho dovuto smettere, ma mi manca da impazzire, ragazze, perché era un lavoro che mi dava emozione. Mi dava emozione, mi faceva sentire utile al prossimo, mi dava soddisfazione. Veramente, io credo che le emozioni più grandi mai provate in vita mia le ho provate con questo tipo di lavoro. Non mi dimenticherò mai, io avevo la patente militare, quindi guidavo le ambulanze in emergenza, ero un soccorritore, soccorritrice. Che piaceva perché ero proprio appassionata, quindi sapevo anche di più di quello che dovevo sapere. Infatti, i medici, quando mi vedevano, quando lavoravo nell'ambulanza avanzata con medici e infermieri, cercavano più me che altri che magari lavoravano lì da anni, perché io avevo talmente la passione che mi vedevano sveglia, mi vedevano veloce, scattante, quindi cercavano comunque di avere me al loro fianco, e questo mi rendeva proprio la donna più orgogliosa del mondo. Quindi mi manca quell'adrenalina, mi manca quell'emozione. Ricordo ancora i pianti quando magari c'era da dare la brutta notizia, e per assurdo delegavano sempre me, quindi mi ritrovavo sempre a dover dare belle notizie, anche brutte, ma è la vita. Mi manca tantissimo, quindi ti posso dire che salvo tanti rari casi, solitamente chi fa questo lavoro, sia come volontario che come lavoratore, ha comunque un cuore molto grande. Poi c'è sempre la rara eccezione, come anche nei medici, no? E negli infermieri, che molto spesso troviamo quello scorbutico, quello spazientito, che ci fa dire: Madonna mia, c'è un po' di sensibilità. Però in linea di massima, secondo me, chi fa questo mestiere ha un cuore molto grande, quindi ti puoi comunque affidare a loro in tutta serenità. Grazie mille per il tuo simpaticissimo racconto. Tutto è cominciato con una semplice telefonata, poi per un po' ci siamo persi, fino al 9 dicembre 2019, quando io postai una foto del mio cane e lui mi scrisse: Che carino! Il 13 dicembre ci siamo incontrati per la prima volta e da lì è cominciata la nostra storia. Lui, quando mi chiamò, mi disse che aveva sbagliato e ha cominciato a seguirmi su Instagram. È da lì che è iniziato tutto. Il consiglio che vorrei sapere è come posso fare per non stare male quando lui deve tornare a casa sua, intende dai suoi genitori. Grazie mille, Roby. Allora, qua non c'erano nomi, quindi è stato più semplice non dimenticarmi di toglierli. Allora, tra 3 giorni indica anche che faranno 2 mesi, quindi auguri, una storia fresca fresca. Allora, ti capisco molto bene, nel senso che con Riccardo mi è sempre successa un po' la stessa cosa, nel senso che soprattutto quando io vivevo per conto mio e lui doveva tornare dai suoi, soffrivamo moltissimo. Non per nulla, dopo poco meno di un anno, lui spesso stava da me. Proprio perché non riuscivamo a stare lontani, avevamo sempre voglia di dormire insieme. Poi comunque sapete, se io fossi stata con i miei genitori era un altro paio di maniche, perché non si poteva dormire insieme. Col fatto che io ero a casa mia, quindi ero comunque sola, no? Soprattutto quando Federico, perché erano i primi tempi, era con il papà, noi dormivamo insieme, cercavamo di stare il più insieme possibile. Quindi ti capisco, so di che sofferenza parli. Anche a me mancava come l'aria, e ti assicuro che poi quando vai a convivere un po' tutto cambia, perché hai talmente l'abitudine nel vederlo tutte le sere che è come se non lo apprezzassi più alla stessa maniera, no? Ma perché si crea quella sorta di routine. Quindi sì, lo apprezzi, ma per te ormai è normalità, no? Averlo a casa tutte le sere. E quindi quello che ti posso dire per non stare male è distrarti. Non puoi fare niente per evitare questa sofferenza se non distrarre la tua mente. Quindi quando vedi che inizia a starci male, mettiti lì e lo vedi, gliene offri una bella fetta, dici: l'ho fatta mentre ti pensavo. Oppure ascoltati della buona musica, rilassati, scrivi un diario, fai qualcosa che ti piace, qualsiasi hobby tu abbia, fare i puzzle,
fare delle decorazioni con il fimo, disegnare, fai quello che ti libera la mente. L'unica cosa per non fossilizzarsi sulle fissazioni o comunque sulle mancanze, no? È distrarre, quindi distogliere l'attenzione su quello che ci fa male o quello che ci distrugge. E quel puntino, no? Immaginatevi un mirino quando uno vuole sparare a qualcosa, no? Il puntino, invece che focalizzarlo sul tuo compagno, lo devi spostare, no? Quindi la tua attenzione deve spostarsi su un altro obiettivo e quindi su qualcosa che ti piace, una passeggiata con le cuffie, una corsa in bicicletta, andare con un'amica a fare un giro in un centro commerciale a guardare le vetrine, disegnare. Giocare a qualcosa, un videogioco, insomma, ci sono tante cose che puoi fare. Quindi, insomma, devi distogliere proprio la tua attenzione su quella cosa che ti crea sofferenza. Quindi, questo è il mio consiglio, spero di esserti stata utile. Ancora una che avevo dimenticato. Ciao cara Roberta, voglio scriverti la mia storia. Mi sono lasciata da poco con il boy, io ero innamorata, lui no. Di me. Abbiamo tentato ad avere una prova di relazione. Niente, è finita il 31 gennaio 2020. Abbiamo 17 settembre. Aspettate perché mancano delle parti. Dunque, il 17 settembre 2019, nemmeno un anno, ben 4 mesi. Adesso me lo vedo sempre da tutte le parti. Il problema è che io sono innamorata di lui. Vorrei che passasse invece sto male. Invece sto male e lui si era solo affezionato come un amico. Bene, detto questo, Roberta, mi metto a piangere perché non mi rimane altro da fare. Siete stupendi tutti e quattro e tu sei uno schianto. Grazie, grazie davvero e non devi assolutamente piangere, nel senso che bisogna cercare di essere forti. Tu comunque ci hai provato. Quindi non devi avere rimpianti, non devi avere sensi di colpa, ci hai provato. E purtroppo a volte, tesoro, le cose funzionano e a volte no. Ma non dobbiamo farcene una colpa esistenziale. Se non è lui, sarà una persona che ti merita ancora di più. Devi ragionare così, no? Meno male che non è andata, meno male che mi sono accorta subito, solo dopo 4 mesi, che lui mi vedeva come un'amica e basta. Io lo amo, sì, ma come posso amare una persona che non corrisponde al mio sentimento? Dopo un po' si spegnerà, te lo posso garantire, e si spegnerà quando ti accorgerai che là fuori è pieno di persone che ti apprezzerebbero di più, che ti amano veramente, che non ti vedono solo come un'amica, ma che amano chi sei, come sei, i tuoi pregi e i tuoi difetti, perché la persona che ci ama davvero deve amare anche i difetti. Sembra stupida come frase, ma vi assicuro che è così. Ci sono delle cose che non si possono spiegare, un po' come la fede, l'amore, no? La fede non la vediamo, non la tocchiamo con mano, l'amore neanche, non abbiamo la certezza che l'altro ci ami. Lui poteva anche dirti ti amo. E non è non, per convenienza, per qualsiasi altro motivo, ma l'avresti davvero voluta una persona che ti dice ti amo, che non è reale, che non è vero e che poi non te lo dimostra, non ti dimostra il suo amore per te. Meglio così, meglio che tu te ne sia accorta per tempo, meglio che tu non abbia sprecato il tuo tempo con questa persona e che tu possa dedicarti. Piano piano, poi anche più avanti, a una nuova persona che ti corrisponda al sentimento, che sia una cosa, no? Un dare a avere, che è giusto così in amore, no? Quindi, insomma, stai tranquilla, non piangere, rilassati, per ora concentrati sulle tue amicizie, magari, concentrati su qualcosa che ti piace anche tu, ricorda l'obiettivo, distoglilo da ciò che ti fa soffrire. Pensa a te, cerca di voler bene a te e fatti delle coccole che possono essere un parrucchiere, che può essere un'uscita con l'amica al cinema, insomma fai quello che ti piace fare e piano piano tutto arriva, veramente, quindi non essere triste che non ne vale la pena. Grazie, io credo di aver letto tutte le vostre storie. Aspettate che controllo anche queste, ma... No, ve le ho lette tutte, tutte, tutte.
Poi qua ci sono altre cose mie, quindi no, ve le ho lette tutte. Io ragazze spero che questo video vi sia piaciuto quanto la scorsa settimana. Mi raccomando, mandatemi tante vostre storie. Chi ancora non l'ha fatto, scrivetemi, 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 perché questa rubrica esiste solo grazie a voi, quindi siete voi che la rendete possibile. Quindi scrivetemi in direct la vostra storia, lasciate un like se questo video vi è piaciuto e vi piace e lo volete ancora vedere. E lasciate il vostro commento sulla storia che vi ha colpito di più. Niente ragazzi, vi mando un bacione, aspetto le vostre storie e al prossimo video. Ciao!